Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, faccio, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò sono una regina a te mi affido affinché mi guidi, guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume secondo, capitoli 67, 68, 31 agosto e 1 settembre 1899. Avendo il confessore data l'ubbidienza che quando veniva Gesù dovevo dire non posso parlare, allontanatevi, io l'ho preso per uno scherzo e non come obbedienza formale. Perciò quando Gesù è venuto, quasi non badando all'ordine ricevuto, ho ardito di dirgli: mio buon Gesù, vedi un po' che cosa vuol fare il Padre. Ed egli mi ha detto: figlia, abnegazione. Ed io: né, signore, ma la cosa è seria, si tratta che non devo volere te, come lo posso? Ed egli per la seconda volta: abnegazione. Ed io: né, signore, che dici? Conosci tu che posso stare senza di te? Ed egli per la terza volta: ma, figlia mia, abnegazione.
ed è scomparso. Chi può dire come sono rimasta nel vedere che Gesù voleva che mi disponessi all'ubbidienza? Essendo venuto il confessore, mi ha domandato se avessi fatto l'ubbidienza, ed avendogli detto la cosa come era andato, ha rinnovato l'obbedienza che assolutamente non dovessi discorrere con Gesù. Mio solo ed unico conforto è che dovevo cacciarlo se venisse. Ed ecco che, avendo capito che l'ubbidienza che mi si dava era vera, nel mio interno ho detto il fiat voluntas tua anche in questo. Ma oh, quanto mi costa e che crudele martirio! Mi sento come un chiodo fitto nel cuore, che me lo trapassa da parte a parte. E siccome il cuore è abituato a chiedere e desiderare Gesù continuamente, tanto che come è continuo a respirare ed impalpitare, così mi pare che è continuo il desiderio e volere il solo mio bene. Quindi voler impedire questo sarebbe lo stesso che voler impedire ad un altro il respirare e il palpitare del cuore. Come si potrebbe vivere? Eppure bisogna far prevalere l'ubbidienza. Oddio, che pena, che strazio atroce. Come impedire al cuore che chiede la sua stessa vita? Come frenarlo? La volontà si metteva con tutta la sua forza a frenarlo, ma siccome ci voleva continuamente gran vigilanza, di tanto in tanto si stancava e si avviliva. Il cuore faceva la sua scappata e chiedeva a Gesù. La volontà, avvertendosi di questo, ci metteva con maggiore forza a frenarlo. Ma che ci perdeva spesso spesso, e quindi mi pareva che facessi i continui atti di disobbedienza. Oh, in quali contrasti, che guerra sanguinolenta, che agonie mortali soffriva il mio povero cuore. Mi trovavo in tali strettezze ed in tali sofferenze che sentivo che se ne andasse la vita. Eppure era questo un conforto per me, se potessi morire. Ma no, quello che era più, che si sentivano pene di morte, ma senza poterne morire. Onde, dopo aver versato lacrime amarissime so tutto il giorno e la notte, trovando nel mio solito stato il mio sempre benigno Gesù, è venuto, ed io, costretta dall'ubbidienza, gli ho detto: Signore, non ci venite, che l'ubbidienza non vuole. E lui, compatendomi e volendomi fortificare nelle sofferenze che mi trovavo, con la sua mano creatrice ha segnato la mia persona con un segno grande di croce e mi ha lasciato. Ma chi può dire il purgatorio in cui mi trovavo? Ed il più era che non potevo slanciarmi verso il mio sommo ed unico bene. Ah sì, mi era negato di chiedere e desiderare Gesù. A quelle anime benedette del purgatorio viene permesso di chiedere, di slanciarsi, di sfogarsi verso il sommo bene, solo viene loro vietato di prenderne il possesso. A me no, mi era negato anche questo conforto, quindi tutta la notte non ho fatto altro che piangere. Quando la mia debole natura non ne poteva più, l'amabile Gesù è ritornato in atto di voler parlare con me. Ed io, subito ricordandomi dell'ubbidienza che vuole soprattutto regnare, gli ho detto: Cara mia vita, non posso parlare, non venite, che l'ubbidienza non vuole. Se vuoi far capire la tua volontà, vai da loro. Mentre così dicevo, ho visto il confessore, e Gesù, avvicinatosi a lui, gli ha detto: Questo è impossibile alle anime mie. Le tengo tanto immerse in me da formare una stessa sostanza, tanto che non si discerne più l'una dall'altra. È come quando si uniscono due sostanze insieme, una si trasmette nell'altra, e dopo, anche a volerle separare, diviene inutile anche il pensarlo. Come è impossibile, così è impossibile che le anime mie possano stare separate da me. E detto questo, si è partito, ed io sono rimasta in più grande afflizione di prima. Il cuore mi batteva tanto forte che mi sentivo crepare il petto. Dopo ciò, non so dire come, mi sono trovata fuori di me stessa e, dimenticandomi non so come dell'obbedienza ricevuta, ho girato la volta dei cieli piangendo, gridando e cercando il mio dolce Gesù. Quando al meglio me lo sono visto venire, gettandosi fra le mie braccia tutto acceso e languendo, subito mi sono ricordata del comando ricevuto e gli ho detto: Signore, non volermi tentare questa mattina, non sapete che l'obbedienza non vuole? Ed egli mi ha mandato il confessore, perciò sono venuto. E io: Non è vero, se forse qualche demonio che vuole ingannarmi e farmi mancare all'ubbidienza. E Gesù: Non sono demonio. Ed io: Se non sei demonio, facciamoci a vicenda il segno di croce. E così ci siamo segnati tutti e due con il segno della croce. Poi ho seguitato a dirgli: Se è vero che ti ha mandato il confessore, andiamo da lui affinché egli stesso possa vedere se sei Gesù Cristo oppure demonio, e allora posso essere sicuro. Così siamo andati dal confessore, siccome Gesù era da bambino. L'ho dato in braccio a lui dicendogli: Padre, vedete voi stesso, è il mio dolce Gesù o no? Ora, mentre Gesù benedetto stava col padre, gli ho detto: Se sei veramente Gesù, bacia la mano al confessore. Nella mia mente pensavo che se fosse il Signore,
Avrebbe fatto quell'umiliazione di baciare la mano, ma se fosse demonio, no. E Gesù la baciò, ma non all'uomo, ma alla potestà sacerdotale. Così l'ha baciata. Dopo ciò il confessore pareva che lo scongiurasse per vedere se fosse demonio, non trovandolo tale, l'ha restituito a me. Ma con tutto ciò il mio povero cuore non poteva godere gli amplessi del mio diletto Gesù, perché l'ubbidienza lo teneva come legato, inceppato, tanto più che non ci stava nessun ordine in contrario ancora, quindi non ardivo di sfogarmi, neppure di dire una parola di amore. Oh santa obbedienza, quanto tu sei forte e potente. Io ti vedo in questi giorni di martirio innanzi a me come un guerriero potentissimo, armato dalla testa ai piedi di spade, di saette, di frecce, di pieno di tutti questi strumenti atti a ferire. E quando vedi che il mio povero cuore è stanco e lasso, vuole sollevarsi cercando il suo refrigerio, la sua vita, il centro cui come da calamita si sente tirare, tu guardandomi con mille occhi da tutte le parti mi ferisci con ferite mortali. De, abbi pietà di me e non essere meco crudele. Ma mentre ciò dicevo, la voce del mio adorabile Gesù mi si fece sentire al mio orecchio che diceva: l'ubbidienza fu tutto per me. L'ubbidienza voglio che sia tutto per te. L'ubbidienza mi fece nascere. L'ubbidienza mi fece morire. Le piaghe che tengono il mio corpo sono tutte ferite, segni che mi fece l'ubbidienza. Con ragione tu hai detto che è un guerriero potentissimo armato di ogni specie di armi atte a ferire, perché a me non mi lasciò neppure una goccia di sangue. Mi svelse a brani le carni, mi slogò le ossa, ed il mio povero cuore, affranto, sanguinolento, andava cercando un sollievo da chi avesse di me compassione. L'ubbidienza, facendosi con me più che crudele tiranno, allora si contentò quando mi sacrificò sulla croce e vittima mi vide spirare per suo amore. E perché ciò? Perché l'ufficio di questo potentissimo guerriero è di sacrificare le anime. Quindi non fa altro che muovere guerra accanita a chi tutto non si sacrifica per lei. Onde non ha nessun riguardo se l'anima soffra o goda, se viva o muoia. I suoi occhi sono intenti a vedere se lei vince, che delle altre cose non si briga affatto. Onde il nome di questo guerriero è Vittoria, perché tutte le vittorie concede all'anima obbediente. E quando pare che questa muore, allora incomincia la vera vita. E che cosa non mi concesse l'ubbidienza di più grande? Per suo mezzo vinsi la morte, sconfissi l'inferno, sciolsi l'uomo incatenato, aprii il cielo. E come re vittorioso presi possesso del mio regno, non solo per me, ma per tutti i miei figli che avrebbero profittato della mia redenzione. Ah sì, è vero che mi fece costare la vita, ma il nome ubbidienza mi risuona dolce al mio udito. E perciò tanto amore prendo per quelle anime che sono obbedienti. Riprendo a dire da dove ho lasciato. Dopo poco è venuto il confessore ed avendogli detto tutto ciò che ho detto sopra, mi ha rinnovato l'obbedienza che avessi continuato lo stesso. Ed avendogli detto: Padre, permettete almeno di darmi la libertà al cuore di chiedere Gesù, che l'ubbidienza di dire quando viene non ci venite e non posso discorrere la faccio. Ed egli mi ha risposto: fa quanto puoi a frenarlo e quando non puoi, allora dagli la libertà. Questo episodio, questi due episodi chiaramente sono una lectio magistralis sull'ubbidienza. Parlare di questa virtù è sempre da un lato bello, dall'altro impegnativo, perché non si può parlare di questa obbedienza, veramente questo vale per tutte le virtù, senza praticarla, senza viverla. Questa più di ogni altra, perché Gesù ne ha fatto veramente il panegirico, l'elogio in quest'ultima parte. Andiamo per gradi per comprendere bene. Allora, per capire un pochino quello che viveva Luisa, bisogna fare riferimento a quello che ha detto Gesù. Le anime mie,
Cioè io con loro raggiungiamo una tale fusione che sarebbe come se si mescolassero due sostanze. Come fai a dividerle? Facciamo un esempio, facciamo per capire, no? Un esempio. Io quando ero piccino, più piccolo, più giovane, e le prime volte, insomma, che assaggiavo il vino, papà me lo mescolava nell'acqua. Quindi, diciamo, un bicchiere quasi pieno di acqua e mezzo dito di vino, insomma, no? E quindi uno beveva l'acqua sentendo però dentro l'acqua il sapore del vino. Una volta che hai fatto questa operazione, quindi che hai gettato un goccio di vino dentro l'acqua, chi è capace a separarli di nuovo? Io nella mia ignoranza non so, forse sì, se con i mezzi moderni della chimica. Non so che cosa pensare, insomma, sarebbe possibile un reverse, no? Un tornare indietro. Sicuramente non a livello empirico, non sarebbe un'operazione facile, perché una volta che hai mischiato il vino con l'acqua, il vino è mischiato con l'acqua, appunto. Come fai? Si potrebbe fare un altro esempio, no? Cioè uno fa il pane, quindi impasta, farina, acqua e lievito, esce fuori il pane. Poi da una pagnotta di pane, se qualcuno è capace a tornare indietro e riprendere, non lo so, quei 100 grammi, 200 grammi di farina che sono stati usati per l'impasto e restituire allo stato originario, lo faccia pure, no? Ecco, quindi l'esempio è molto forte. Ed è così. Quindi Gesù lo usa per spiegare al confessore, dice, guarda che sì, questa la farà l'obbedienza, ma tenerci separati è impossibile. Questo fa anche comprendere le sofferenze atroci che Luisa aveva. Le persone che sono, si sono inoltrate sulle vie della mistica dicono che dopo un certo grado, io ricordo bene l'esempio di Santa Teresa d'Avila, se non ricordo male, che era la visione intellettuale della Santissima Trinità, che è la forma massima, diciamo così, di conoscenza di Dio che possiamo avere in questo mondo, no? Che è una cosa immensa, nessuno di noi se ne può rendere conto di cosa sia. E Santa Teresa dice che dopo che l'anima è stata insignita di questa che è tra le più grandi grazie in assoluto che si possano ricevere in via soprannaturale in questo mondo, quindi è un regalo infinito, un regalo immenso, d'accordo? E dà una potenzialità santificante straordinaria, perché Santa Teresa dice, chi ha vissuto questo, che si vive dopo la notte dei sensi dello spirito, poi tra l'altro, quindi chi si vive questo può avere addirittura il dono di essere confermato in grazia, di superare tutte quante le imperfezioni, di avere nel cuore quella perfetta pace, quella perfetta gioia, quella perfetta letizia, quindi tutta quanta una serie di, come dire, di doti soprannaturali, che questa grazia porta con sé, perché non è limitata al momento, ma come tutte quante le cose che vengono da Dio, anche questa è una cosa molto bella da ricordare, tutte quante le grazie soprannaturali che vengono da Dio si riconoscono anche, se non soprattutto, per gli effetti che producono dopo, quando il fenomeno è finito, no? Tu vuoi vedere se una persona, cioè, devi vedere le cose che restano nel cuore. Ecco, e tra l'altro puoi discernere tra le cose che restano nel cuore e l'uso che ne fa l'anima, perché purtroppo non può escludersi a priori, perché la letteratura attesta queste cose, che nonostante tutto questo l'anima faccia qualche passo falso e usi male le grazie ricevute. È attestato anche questo. Però quando si tratta di grazie molto molto profondi, quindi la visione intellettuale o quella che ha avuto Gesù, o quella che ha avuto Luisa, scusate, si pone un grosso problema, cioè che l'anima non campa più. Noi non lo possiamo capire, ecco. Luisa fa l'esempio, non sarebbe come se tu dicessi al cuore di cessare di battere o al respiro di non respirare, come faccio? È impossibile. Quindi c'è una tale, ripeto, fusione e mescolanza che non si possono dividere l'anima dal suo sposo, in questo caso da Gesù. Non è possibile.
Quindi è un bel problema quando capitano queste cose, perché certamente grazie immense, godimenti immensi, ma anche problemi immensi, perché se poi o il confessore ti dice no, oppure Nostro Signore, come faceva spesso con lui, no, fa le lontananze, quindi fa i giochi, non esiste, lo attestano tutte queste anime, dolore più grande di questo, cioè, quindi non c'è cosa da grande tanto questa che l'anima possa provare, neanche se la facessero a pezzi. Quindi, se si può in questi casi, diciamo, parlare umanamente o ironicamente in senso buono, quindi con un'ironia leggera e senso buono, una volta che uno riceve quei doni grandi dal Signore, insieme ai grandi benefici, riceve anche, come dire, qualche piccolo problema. Il problema è che è un conto che uno ignora, è bellissimo l'esempio che fa Luisa, no? Cioè nel purgatorio, a differenza di noi, qui possiamo e dobbiamo cominciare, figlioli miei cari, però c'è un tale desiderio, un tale struggimento dell'Altissimo che è in continuazione, diciamo così, esercitato da quelle anime, perché loro hanno conosciuto nel giudizio particolare chi è qualcosa di chi è Dio. E quindi stanno completamente perse, noi questo non lo possiamo comprendere in questo mondo, no? Cioè, chi sta ascoltando questa catechesima non è che sta in coma, d'accordo, perché non ha la visione beatifica. Noi non stiamo in coma su questa terra perché non avendo la visione beatifica perché non ci rendiamo conto neanche lontanamente di quello che sia. Ma, come capita a queste anime, se tu ti rendessi conto di soltanto di chi è Gesù e quindi della sua santissima umanità, non camperesti più. Ecco. Prima di parlare dell'obbedienza, che in ordine a questo punto, anche questa dimensione chiaramente ha un livello ordinario, no? In cui può essere vissuta. Un livello ordinario che non giunge certamente a questi livelli, però. Se uno comincia ad essere amico di Gesù, a vivere nel divin volere, qualcosa ci deve stare. Mi pare di averlo detto anche in qualche meditazione precedente. No? Se per qualcuno la messa è un problema o è un pensum, magari anche la messa è quotidiana, una comunione frequente, se è un peso questo qui, siamo molto lontani dall'unione con Gesù. Molto. Se è un peso sostare in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, siamo molto lontani, almeno con Gesù. Molto. Purtroppo, ma molto. Perché c'è un livello ordinario. Quindi se tu un giorno che non puoi andare a messa stai male, ecco, supponiamo che non possa andare a messa veramente perché è impossibilitato da circostanze oggettive, tipo, non lo so. La malattia di una persona cara, insomma, improvvisa, no? Oppure il rientro, non lo so, di due o tre figli o del marito che stanno fuori, così e colà. Allora bisogna preparare, non lo so, la casa, preparare una buona alimentazione per chi rientra, eccetera, no? Come si reagisce quando uno mancano queste cose? Chiaro che bisogna unirsi al Fiat Supremo, l'ha fatto anche Luisa. Però è chiaro che se ti arriva l'obbedienza con il confessore di Luisa non puoi neanche esternarlo, questa sofferenza e questo dolore, no? Però è chiaro che se tu soffri per non poter andare a messa, vuol dire che stai messo bene. Se a te la cosa non te ne importa un granché, vuol dire che stai messo ancora maluccio. Vediamo. Parlare un pochino dell'obbedienza per l'ennesima volta. Dice Gesù: Gesù ne ha tessuto l'elogio, il panegirico. Per suo mezzo vinsi la morte, sconfissi l'inferno, sciolsi l'uomo incatenato, aprì il cielo e come re vittorioso presi possesso del mio regno, non solo per me, ma per tutti i miei figli. Ecco, la vita di Gesù sulla terra fu un'obbedienza ininterrotta. Obbedienza a Dio e a tutto quanto è proprio il mandato che aveva avuto dal Padre, questo comando ricevuto dal Padre mio,
Signore Mangiore, ho il potere di dare la mia vita e di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. E poi ha praticato a tutti quanti i livelli. Gesù era obbediente anche a Nazareth, no? Era obbediente a San Giuseppe. Era obbedientissimo alla Madonna. Come dice San Pietro, mi sembra, stava sottomesso ad ogni istituzione umana per amore del Signore. Lui stesso, sottomesso appunto a Maria e a San Giuseppe. Certo che sono due grandi santi, insomma, no? Ma per quanto fossero due grandi santi, vogliamo mettere in paragone due grandi santi col figlio di Dio fatto carne, insomma, no? E noi dobbiamo pensarci a questo, assolutamente. Soprattutto in vista dell'assunzione, per chi lo desidera, del giogo dell'ubbidienza volontaria. Perché Gesù questo lo ha vissuto. Lo ha vissuto e l'ha vissuto in maniera eroica. Mezzo dell'ubbidienza Gesù non ha mai fatto ciò che voleva la sua volontà umana. Bello l'immagine che usa Luisa, che l'ubbidienza è un guerriero potentissimo, cioè ti freccia, ti saetta e ti dà il tormento fino a quando tu non ti lasci conquistare da lei e ti pieghi a lei. Perché, come credo di aver già detto in qualche altro intervento, la carità è la più grande delle virtù e su di essa saremo principalmente giudicati. Ma il fondamento di ogni virtù, ciò che le rende gradite a Dio, è l'umiltà. E ciò che le rende sommamente meritorio, sarei dire, davanti a Dio, è l'ubbidienza. Quindi, quest'aurea virtù che possa entrare anzitutto nei desideri del nostro cuore. Essa, quando è volontaria, va vissuta e va, come dire, va praticata dentro un rapporto di direzione spirituale, ecco, con persona che è stata già da noi riconosciuta prudente, santa, dotta e autorevole, perché il fondamento dell'ubbidienza è soprannaturale. È chiaro che qui il confessore aveva come intenzione quello di fare una verifica, una prova sull'origine soprannaturale dei fatti, perché viene Gesù non ci parlare, significa che, se vengono compiuti quei gesti, tipo non parlarci, tipo il segno della croce, tutto il resto, e se dovesse venire qualcun altro al posto di Gesù, scapperebbe istantaneamente. Quindi è evidente che sicuramente, se noi stessimo nel cuore di un mistico, quel mistico direbbe: a che debbo che la madre del mio Signore venga a meno, quindi sarebbe guardingo. Diciamo, guardinghi bisogna stare sempre, ecco. E, come dire, agitati o turbati, mai, neanche per queste cose. Bene, Divina Maria, tu di questa virtù sei stata, dire eccellentissima è poco, perché la tua obbedienza assoluta ha riparato la disobbedienza di Eva, l'ha proprio rovesciata, l'ha proprio distrutta.
Concediti di ricordare sempre nel mondo che tutto cominciò dalla disobbedienza, tutto. Negli scritti di un'altra grande mistica, ecco, Gesù dice: perché tutto questo male? Perché tutta questa morte? Perché tutta questa sofferenza? Perché l'uomo non ubbidì? E dice: no, io sono l'ubbidiente. E tu stesso aiutasti Gesù a compiere ogni obbedienza, sia quelle dentro casa, sia quelle che gli esigevano da lui. L'immolazione della croce. Ecco, insegnaci ad arrenderci facilmente a questa celeste guerriera e a comprendere che tutte quante le volte che ci dovesse fare un po' male, è sempre solo per risparmiarci di dopo alcuni dolori e per renderli fecondi, perché quelli vissuti qui sono costruttivi, e farci comprendere che questa è l'unica via sicura e certa da percorrere, l'unica in cui il demonio, davvero, come abbiamo sentito, non ci può entrare. Nella divina volontà, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti e ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.